Mi ricordo sempre un anziano che si affacciò alla piazzetta della parrocchia e disse: ma non c'è proprio nessuno. Era disperato, sua moglie iniziava una demenza e allora ho cominciato ad avvicinarmi piano piano con discrezione, piano piano mi sentivo accolta e piano piano partivamo più da raccontarci e anche di ripulirci delle cose inutili, quello che tutta una vita ognuno di noi svolge, poi dopo l'essenziale era soltanto ritrovare delle relazioni, delle amicizie. È questa la solitudine degli anziani. La grande sofferenza, la grande povertà che c'è è la solitudine. E quindi viviamo questa realtà ogni giorno. E dunque hanno bisogno molto spesso, non tanto dell'aiuto economico, hanno bisogno soprattutto della vicinanza, hanno bisogno di un figlio che gli stia vicino. E purtroppo a volte i figli non ci sono, per vari motivi. O perché sono pochi o perché appunto sono lontani. E noi in qualche maniera cerchiamo di creare una rete che li protegga, che li faccia sentire accompagnati, non soli. E quindi c'è il figlio, c'è il nipote, c'è il fratello acquisito. La comunità parrocchiale vuole essere questa famiglia che dà una famiglia a chi la famiglia ormai purtroppo per vari motivi non ce l'ha più. Il progetto Quartieri Solidali nasce 3 anni fa, in 2 parrocchie inizialmente, in 2 territori romani differenti. Grazie al sostegno dell'8 per mille siamo riusciti a coinvolgere altre 4 parrocchie. Ad oggi quindi sono 6 parrocchie attive e speriamo che questo possa coinvolgere anche altri territori per poter dare dei servizi che partano proprio dal territorio, su una base che sono diciamo dei dati del piano regolatore sociale che ci indicano laddove c'è una povertà che vivono gli anziani, che è in questo caso la povertà e quindi la solitudine. Il servizio diciamo si è sviluppato negli anni e ci ha portato a conoscere tantissime situazioni di anziani che vivono soli, famiglie. E in alcuni casi, per esempio, attraverso il servizio dei pasti a domicilio ci è capitato di conoscere una persona che ringraziava in tutti i modi per questo servizio, ma ci diceva, è capitato personalmente a me, grazie per portarmi da mangiare tutti i giorni, ma io vorrei qualcuno con cui chiacchierare, no? E da lì ci si è attivati e a tutt'oggi andiamo in casa di questa persona per la domiciliare leggera, quindi per passare del tempo con lui, scendere al bar o andare a fare delle piccole commissioni che magari da solo non riesce più a fare. Sembra come se l'anziano è un problema. È ritornato essere un bambino e ha bisogno di sicurezza, ha bisogno di affetto, ha bisogno di esistere, non ha bisogno di giocare. E quindi la quotidianità lo rattrista, appunto perché forse non è come il bambino che gioca. E tu lì entri in gioco. La cosa più importante che ho sentito proprio quasi un mandato, perché con questi quartieri solidali la parrocchia, come la parrocchia che andasse fuori, mi sento quasi un braccio, una mano della parrocchia che va, non è Marisa, ma è la parrocchia, e mi sento dentro un grande progetto.